Non sarebbe male, dopo una passeggiata o un bel giro in bicicletta, potersi fermare e ristorarsi qualche istante per poi riprendere l'attività preferita, magari in una delle strutture pubbliche messe a disposizione e realizzate con i soldi della comunità, anche lungo quella che ormai è diventata l'arteria verde per eccellenza che collega Fano a Pesaro o le zone del Lido e della Sassonia. La ciclabile lungo la ferrovia che costeggia la nazionale, soprattutto in questo periodo, conta migliaia e migliaia di frequentatori che purtroppo sono spettatori involontari di uno scenario spesso di degrado e sporcizia. Non si dovrebbe arrivare a tanto, si potrebbe intervenire prima, ci dicono coloro che ci hanno interpellato e che giorno dopo giorno vedono inesorabilmente la natura prendere il sopravvento sulle strutture. Come possibile, aggiungono, nessuno mai passa di qua e si rende conto di come stanno le cose? Le biciclette che sfiorano pericolosamente i cannicci e procedono a zigzag per scansare la vegetazione che in alcuni punti ingoia completamente le panchine dove ci si potrebbe fermare a riposarsi. Non è solo una questione estetica, questa vegetazione spontanea è una tana per animali e sporcizia varia. Non è la prima volta che vengono abbandonati proprio tra le fratte rifiuti scomodi o altro materiale occultandolo dalla folta vegetazione.